Sono le 20, ben, ben ritrovati a Casa White, oggi insomma puntata super speciale Giulia, vero? Ben arrivata a casa. Ciao Mirko, buonasera buonasera a tutti e grazie per essere qui con noi stasera e per averci dato questa estrema fiducia perché, dai, lo possiamo dire... Possiamo eh? dire oggi sfidiamo in diretta le principali <ride> testate giornalistiche, ci siamo anche noi. Quindi. Esatto, anche perché insomma stasera tratteremo un argomento molto interessante di cui magari si parla troppo poco. e... Anche perché, Mirko, diciamolo, White Radio anche per il sociale. Ma soprattutto per soprattutto. il sociale, soprattutto perché a noi proprio piace sguazzare nel sociale e portare alla luce anche, eh, sopra, anche e soprattutto quelle eh, parti della vita che sono le più belle, sono le più, le più sconosciute, perché Vero. si tende, questa è un po' una tendenza no, del mondo, a far veicolare le notizie che fanno appunto notizia e le cose invece che fanno bene non fanno tanto notizia ma per questo ci siamo noi e stasera siamo anche in diretta quindi vi invitiamo a scriverci sulla nostra pagina Facebook quindi leggeremo i vostri messaggi e ci emozioneremo insieme come vi abbiamo un po' preannunciato in questi giorni sui nostri social e io direi che l'ora proprio, sono le 20, come cantavano gli stadio e 01. Gli audio 2: uh, no, mi sa è che vero, erano gli ho audio 2. Andremo a cercare dopo su Wikipedia. E ospite di questa serata in, uh, qui con noi, uh, voglio dire tutte le qualifiche, Vai, prima te. di dire il nome. Diciamolo. Allora, impiegato tecnico alla pubblica assistenza all'avvenire, presidente del consiglio comunale. Di Prato, Gabriele Alberti qui con noi. Benvenuto, Gabriele, a Grazie. casa nostra. Ciao, Gabriele, benvenuto. No, ma ci siamo scordati la cosa più importante: cioè, in, dopo È tutte vero. queste descrizioni, anche babbo sì? e che babbo, Anzi, soprattutto, soprattutto babbo, eh? babbo alla quarta alla, quarta, alla sì. quarta poi vi spiegheremo bene perché eh, insomma eh, rimanete con noi in questa oretta che passeremo insieme qui sulla nostra pagina facebook e sul nostro canale youtube quindi ci potete vedere anche lì assolutamente mm? in diretta proprio mm. così come se non ci fosse un domanda allora ma ora mh, Gabriele classe 78 siamo quasi coetanei ci siamo insomma uh, visto che siamo quasi coetanei facciamo un salto nel passato e Vediamo subito subito, così entriamo nella tua vita e la raccontiamo ai nostri eh, telespettatori col primo contributo. Eh. Insomma, c'è una foto eh, di, sì. eh, di te da bambino ah, con quale altri Fra secondo me è quello... quello con la maglia con Topolino. Sì, e eh, vabbè, gli quello. occhi non mentono, ragazzi. Eh, eh. La... Eh. Gli altri sono amici. E il fratello il secondo fratello. Qual quel è eh. quello sul passeggino? Quello sul passeggino. Eh. Sì, sì. Quindi, una bella foto di un po' di anni fa. Eh beh, eh, sì. si un inoltanto, inoltanto, molto, inoltanto, si un po' anche dalla pellicola, no? Eh. Un po' così, un po' sgualcita E una bella foto insomma di risate e di divertimento. Dov'eri lì, Gabriele? Davanti a casa con degli amici che stavamo giocando, come fanno tutti i bambini, insomma, ecco, quindi un'altra epoca, ma comunque come si essere, dovrebbe essere per tutti i bimbi: no? dei eh sì. momenti di gioco, di divertimento tutti amici di infanzia e un fratello, perché e siamo sono anche una amici piuttosto numerosi. Con cui hai ancora dei rapporti? Sono ancora sì, nella tua vita? Sì, alcuni sì, come vi raccontavo prima, insomma alcuni magari hanno fatto scelte di vita, stanno magari, non stanno più in Italia, si sono federico in particolare, un caro amico. Che abita in Svezia ora, ma insomma bene o male con tutti ci teniamo in contatto, anche se poi tutti hanno avuto insomma, percorsi di vita diversi. Ma... Certo, ognuno ha preso le, le sue strade, però sì, insomma quelle amicizie sì. che nascono in quel, a quell'età sono sempre molto tenere e poi è bello poterle ritrovare sì, anche sì. in futuro. In che famiglia cresci Gabriele? Crescono in una famiglia normalissima come tutte le altre, nel senso mamma che lavora in uno studio d'avvocati, fa la segretaria, il babbo che è un imbianchino. Eh, siamo una famiglia anche numerosa perché siamo tre fratelli più poi un, un ragazzo che è arrivato successivamente, una sorta d'affido anche lui, no, sorta, un affido un po' particolare di un altro ragazzo che è rumeno. Che poi è arrivato a casa mia quando sono uscito io. La mia mamma è sempre stata molto accogliente da questo sempre punto sempre di vista, sempre stati molto aperti a questo punto di quindi vista. Quindi, famiglia numerosa, famiglia felice come tutte le, le famiglie, con eh, insomma, momenti alti, momenti bassi, però insomma. Una famiglia come le altre, serena e quindi numerosa, questo è stato sempre stata una cosa molto bella ne, nella nostra famiglia, ecco da questo punto di vista. Da raccontare. Bene, bene, e fra te frattempo è arrivato un messaggio. Sì, Bentornati in diretta, Grazie. ci dicevano. Ed è, una famiglia, come hai detto, sei accogliente, no? la tua mamma che accoglie appena te esci di casa, no? sì. riempie subito. Io mi sposo e... ed entra Mirelle. <ride> <ride> quindi... Non poteva vedere che la camera è vuota. No, no. E quindi entra questo ragazzo che avevamo conosciuto tramite un progetto che era nato in città, allora insomma si parla già. Eh, si parla 2006, 2005-2006, insomma, qualche anno fa, era nato questo progetto: una cooperativa di Prato aveva accolto dei ragazzi rumeni tramite un'associazione, eh, facevano uno spettacoli circensi. Quindi giravano, girano, giravano, girano ancora l'Europa alcuni gruppi di questi ragazzi, chiedevano l'accoglienza in alcune famiglie in quel periodo che erano qui a Prato, noi. Eh, decidemo, una mia amica lavora in questa operativa mi chiese questa disponibilità. La mamma fu d'accordo e da lì è nato poi un rapporto con questo ragazzo che poi nel corso degli anni si è diventato come se fosse di fatto un figlio, perché io mi sposo e la mia mamma fa entrare questo ragazzo. in casa <ride> Quindi e ora io te lo presenterei assolutamente come un fratello, eh, come gli altri. Ecco, e tu parli, hai detto una cosa. In particolare, una famiglia normale, in realtà è una famiglia piena di valori, no? eh, che no, non è da tutti. Probabilmente c'è un concetto di normalità un po' strano no? nella, nella vita quotidiana. Ciò che per te è l'ordinarietà, probabilmente. Eh, per altri è una straordinarietà io da esterno ah. ti dico è una straordinarietà no, dico famiglia normale nel senso come tutti, gli alti e bassi con eh, le litigate, i momenti più, be più belli, i momenti più difficili purtroppo mio, mio babbo è eh, molto giovane quindi probabilmente insomma c'è stato anche momenti di difficoltà non, eh, non indifferenti però insomma la famiglia numerosa da questo punto di vista è stato sicuramente un, eh, un apporto non banale no? perché comunque i fratelli anche se come tutti i fratelli, no, te, nei, nei periodi ci, ci si guarda anche cagnesco, ma sono dei momenti, insomma, sono certo, quello esperienza della famiglia normale, dell'adolescenza, sì, insomma, si attraversano fasi della vita particolari. Età diverse, insomma, quindi perché fra me e il piccolo, insomma, c'è diversi anni, piccolo, insomma, non è più piccolo nemmeno lui, ma insomma, <ride> ci sono come dire quei momenti che io credo come in tutte le famiglie, ecco, sicuramente, quello che posso dire è che Insomma, la, la mamma ci ha sempre portato un esempio positivo da questo punto di vista, quindi anche con mia moglie insomma, abbiamo sempre pensato quando ci siamo sposati che fosse giusto provare A avere una famiglia numerosa. Bene, bene. Però facciamo qui? vedere da dove parte tutto. Facciamolo vedere, dai. Perché, perché vedere. Tutto, no, non, è non è a caso. Non infatti. è a caso perché uh, giustamente la parlavamo della tua famiglia, della tua strada, dei tuoi amici e entriamo... Meglio no? in quella che è la tua vita. Eh, questa insomma è la tua seconda casa è comunque la piazza di Casale sì. dove tu nasci vivi ancora lì? no in realtà io non sono nato a Casale ah. io ci sono tornato questo per i casalesi è importante perché Casalese, Doc, Casalese Doc è mia moglie quindi vorrei... ah ecco vedi però eh, l'altro 50% della coppia è di Casale <ride> eh, sì. io di sono origine nato, controllata sì. io sono nato alla Macine sempre qui a Prato mm -hmm. naturalmente è cresciuta la mia mamma sta ancora alla Macine quindi io sono tornato a Casale quando ci siamo sposati, ma ho cominciato a frequentarla dapprima per tanti motivi perché comunque l'allora la, la, ragazza fidanzata stava, con il motorino, dalle macchine, andavi e, a Casale e poi tutto anche il percorso nel, nel circolo, la politica certo. e poi comunque Casale è, è ancora grazie a Dio un paese ancora un paese, no? nei nostri paesi nella zona sud di Prato ancora fortunatamente li consideriamo paesi c'è un casalese doc che si dice oggi vado a Prato no. nel senso come un aiolese, come... Quindi eh, mi sono trovato anche molto bene come comunità. Poi naturalmente eh, fai la famiglia lì, ti sposi, cresci, insomma cresci la tua famiglia lì naturalmente è più che una, una, una seconda casa anzi è la prima casa è però ci tengo a dire casalesi doc <ride> sono casalesi doc e questo io purtroppo non posso eh, però avere nonostante questo. tu non sia un casalese doc eh, comunque insomma inizi anche un po' quella che è la tua carriera tra virgolette politica a casale perché sei attualmente eh, vicepresidente del circolo Arci giusto? no no quello non più perché poi con la carica politica non era più non era possibile non farlo, era più insomma, possibile no, condividerle Corretto. Però sì, comincio l'attività politica nel Circolo Verdi di Casale. Dove eh, ci siamo conosciuti, tra l'altro noi. Eh, Antonio, un carissimo amico che ancora abita a Casale, insomma, faceva, era il segretario del Circolo, il presidente, eh, ci conosciamo per via della politica perché io comunque ero iscritto allora, ora siamo a PD, ma insomma allora siamo a BDS. E ci siamo conosciuti lì. E sono stato un po' come dire aiutato, instradato. Insomma, poi diventa casa tua, quindi diventa naturale che fai attività nella zona dove abiti. E da lì poi ho proseguito la mia attività. E quindi, prima come consigliere di circoscrizione, poi come consigliere comunale. E comunque, a noi ci piace ancora raccontarci come consiglieri comunali del territorio, no? E quindi tutto è nato da lì, ecco. Quindi, insomma Sei molto legato a Casale e, sì. e anche insomma, al circolo? Assolutamente al circolo ma a tutte le attività perché comunque con mia moglie avevamo seguito anche i ragazzi del giovani, dei giovani, gruppo giovani della parrocchia un buon rapporto, cioè sostanzialmente comunque anche se sono paesi che hanno le sue caratteristiche, no? Ancora magari le vecchie generazioni, quello non va al circolo, quello non va in parrocchia. È bello anche questo tipo di. Insomma, si sente ancora Lo la polizione. Sì, no, ancora. È, molto bello. Cioè, è un peccato perdere questo aspetto. Però eh, io poi sono, mi sono inserito nel senso in quel contesto perché comunque. In parrocchia andavo con, con mia moglie, che comunque ha fatto sempre insomma la catechista, un percorso tutto suo. Segu abbiamo seguito insieme questo gruppo giovani. Comunque il circolo cambia anche il mondo, quindi cambiano anche le sensibilità. Insomma, quindi da questo punto di vista ci sono stati meno problemi. Poi a me proprio Casale mi piace perché, in generale, ha dei posti meravigliosi. Ed è una comunità che è molto bella nelle sue particolarità. Al campo sportivo ci sono i, i dirigenti storici. Al la parrocchia, ci sono persone storiche che l'hanno mantenuta, cresciuta, il circolo uguale, insomma il quagliodromo dove vanno i cacciatori, insomma è ancora, insomma, un ancora luogo, si vive un po' come una volta. Sì, sì secondo me insomma, è un valore aggiunto da questo punto e di poi vista. Poi credo che sia insito no, nel tuo, nella tua personalità no, questa socialità, no? sì, questa sì, ricercare sì, eh, sì. Voglio fare questo riferimento proprio, Giulia, eh, con il, pro il prossimo contributo che insomma spero la regia ora mandi eh, perché eh, si, si parla di, di socialità eh, e si parla qui diria. si parla di storia. Di storia <ride> che beh, sì, sì, questa è storia. Sì, direi così. Di Lo storia. riconoscete amici che ci state guardando Gabriele? Eh, no, vabbè, non è difficilissimo. Sì. Si, oh, vede, si no. riconosce abbastanza, abbastanza Pare, bene. Qualche chiletto senza meno, barba. <ride> <ride> un po', qualche chiletto un po più il barbatello. Sì, sì, sì. Eh. Questa, inizi, allora qui sono in realtà in qui, pubblica assistenza. Allora, qui ero volontario ancora, non ero dipendente dell'associazione. In realtà quella è una foto molto bella di un gruppo di amici che poi noi ci siamo come dire, ci siamo conosciuti, frequentati, alcuni... Già da qualche anno più di me frequentavano l'associazione, qualcuno ha fatto anche i suoi percorsi, mia moglie è diventata infermiera, quella ragazza al centro è eh, diventata sì. infermiera, quello e accanto uguale, eh, quello do, due, un medico curante, un medico del 118... Ah, e Andrea Meoni. Sì, Ho Andrea Meoni, sì. <ride> che è un medico del 118, insomma ognuno ha fatto il suo percorso. Quella è una foto bellissima, che è una estate dove noi... Eravamo come gruppo della pubblica assistenza a fare servizio all'isola delba, a Porto Azzurro, perché allora, anche ora, fanno danno la possibilità. Ai allora eravamo tutti ragazzetti, a parte qualcuno un pochino più tipo Alessio, che era già vecchio dentro allora, ora si se sente <ride> lo sa che scherzo naturalmente. ma Eravamo tutti giovanini e comunque ci piaceva, se è passata una bella estate, si faceva volontariato, nello stesso tempo la vacanza e quindi eravamo all'isola Deborah, un posto bellissimo e si faceva servizio alla pubblica assistenza di Forte Azzurro. È un bel ricordo perché quella, tra l'altro, di fatto è la prima vacanza fatta con quella che poi per sfortuna sua è diventata mia moglie. Eh infatti, è proprio qui ti volevamo noi, caro Gabriele, perché abbiamo trovato questa foto dove c'è anche Laura. Certo. La conosci in questa occasione, cioè durante il tuo percorso di volontario? No, perché io, perché allora io non era servizio civile, allora c'era eh, ancora la nostra, il nostro, insomma, il 78 era ancora, eh, c'era la chiamata militare, io faccio convintamente la domanda per l'obiezione di coscienza. E quindi vengo indicato, i miei, i miei genitori, insomma, la mia famiglia è sempre stata socia della pubblica assistenza. Mi dissero: se fai l'obiezione, io ci andare a fare domanda alla pubblica assistenza. Tuo zio, il fratello della mia mamma, faceva servizio. Quindi mi avvicinai alla pubblica assistenza, in realtà, un po' per un'esigenza no? di trovare un luogo. Dove fare il servizio civile. Allora eh, venivano fatti i corsi ai ragazzi che dovevano entrare, in realtà poi la chiamata arriva per il servizio civile, non la faccio alla pubblica assistenza, non faccio il servizio civile, l'obiezione di coscienza alla pubblica assistenza la faccio da un'altra parte, però mi piace quell'ambiente, ragazzi giovani, tu cominci a avere comunque, quello è un ambiente comunque dove leghi, dove ci sono eh, ragazzi della tua età, più grandi, meno grandi, insomma. Molto gruppo, vero? Sì, eh, molto proprio, gruppo. Si crea proprio il sì, gruppo in maniera... Veramente queste associazioni ancora hanno questa caratteristica, quindi cre... lì, ci... E lì ci siamo conosciuti, lei era già volontaria, quindi ci siamo conosciuti lì. Mm. Sì. Quanti dove... anni avevate quando vi siete incontrati? Eh, sì, insomma, se... teniamo <ride> conto che stiamo insieme, praticamente se dovessi dare un'idea, allora, noi di solito festeggiamo il 29 di luglio, mm -hmm. che è, Bravo, la, data che esatta, è la data esatta dove noi ci siamo messi insieme. Poi ci fu quella vacanza lì. Eh, ah, quindi... Non festeggiamo la data del matrimonio, festeggiamo il 29 di luglio. E per noi è una data, una sacralità da questo punto di vista. Eh, una data simbolo. È simbolo. <ride> e quindi siamo conosciuti ormai insomma, nel 2000, quindi insomma sono già anni. 21, anni, 21 sì. anni che mi sopporta qui un'altra foto insomma di te Questo con un amico <ride> che è un infermiere ora pubblica che... assistenza sì, sì. Sì. eravamo e... lì in attesa della chiamata come si, face... come si dice noi intanto e... si misurava la pressione sì, così sì, poi, per insomma... essere tranquilli sì, sì. <ride> anche per fare un po' di pratica forse <ride> <Sì>. <ride> <Poi> <ride> per io... fare un po' di esperienza eh, poi insomma sono i momenti belli che ci sono nelle associazioni i momenti dell'attesa eh, sperando sono... insomma di non partire con le ambulanze per cose serie però sono i momenti di pausa poi Ora eravamo al mare lì, quindi aspettavamo anche la fine del turno per poi andarsi a godere la nostra vacanza. Eh, no? Ci credo, ci credo bene. Però, vedi, appunto è dentro di te la, questa cosa del, del sociale, questa cosa dell'aiutare gli altri. Che poi un po' te lo sei portato, probabilmente dietro. È, è un'esigenza tua, credo che ognuno di noi abbia delle esigenze personali, che è quello anche di dare una mano agli altri. Ora penso anche all'impegno in politica. Se uno lo vede nel, 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 nel significato più alto è proprio questo: no? è andare incontro al, al cittadino. È su A proposito che di questo, ti facciamo vedere un'altra foto che abbiamo preparato per te. Ah, Eccoti bella. qua. Questa, Super foto di gruppo. Davvero. Quando questa... ci si poteva abbracciare. Che, eh è beh, che bei momenti. Questa è una foto dopo l'approvazione del piano operativo, con, eh, che fu un grandissimo lavoro che fece l'amministrazione. Eh, nello scorso legislatura. Questa è una foto di gruppo con i consiglieri comunali, la giunta, il sindaco a fine mandato praticamente, quindi è un bellissimo ricordo insomma anche perché molti sono, anzi tutti, sono persone con cui abbiamo condiviso percorsi politici, ci siamo divisi, ci siamo riuniti, eh, però tutti insieme è una bella foto perché anche, ancora oggi insomma, ha certificato per noi quello che è un po' l'impegno che abbiamo mantenuto con la città nella scorsa legislatura, in questa, quindi molti, molti ora non ci sono perché qualcuno magari era già al secondo mandato, qualcuno ora ci sono tanti giovani anche molto bravi, insomma c'è stato anche un bel ricambio generazionale direi, però è una foto molto bella, lo tengo, mantengo come ricordo. E eh, questo è importante. Di vicino c'è Filippo, il ragazzo che è accanto a me, che è un amico con cui abbiamo, diciamo, eravamo accanti, io, accanto di banco in Consiglio Comunale eh, dove abbiamo passato anche dei bei momenti, insomma, tutte, con qualcuno ci frequentiamo con le famiglie quando è possibile. Siamo un, un bel gruppo da questo punto di vista, è stata una bella esperienza. Non solo politica, ma anche. E infatti, hai anticipato personale. un po' la nostra domanda. Insomma, ti volevamo appunto chiedere se anche in, in una situazione com comunque come questa si creano sì. poi anche delle amicizie che durano e che vanno avanti oltre il ruolo politico. E quindi, insomma, ci hai già risposto e ci hai detto che è, che è così: sì. ti frequenti spesso anche con. Eh, Colleghi ed ex colleghi, diciamo sì, così. Sì, poi si creano rapporti personali che vengono da, dal fatto di stare insieme in tante, tantissime, perché la politica è impegnativa, non solo per chi la fa, se la vuoi fa, provare a farla in maniera sufficiente, dico, no? E, ed è impegnativa anche per chi ti sta accanto, quindi deve saper sopportare anche molte assenze personali. Però poi dopo nascono, fortunatamente nascono anche tantissimi eh, bei rapporti, no? Io per esempio con l'attuale assessore Laria Santi abbiamo fatto tanti percorsi insieme, c'è cioè un'amicizia, si creano dei rapporti, Filippo, La Serena, insomma tanti ragazzi, tante persone con cui abbiamo condiviso momenti che la politica naturalmente ti impone, però poi nascono dei rapporti personali, anche legati a questioni familiari, poi nascono i bambini, le famiglie. Insomma, Insomma, se si vuole vivere la politica in maniera normale, insomma, i politici non sono sempre brutti e cattivi, ecco, insomma, da questo punto di vista... No, ma dire... credo che eh. traspaia dalle tue parole, credo che traspaia in generale, mh, soprattutto nelle, eh, quando si parla di comuni, no? è forse dove la politica è proprio più vicina al, al cittadino, sì. dove, dove diciamo che si esplica in maniera precisa quello che è il mandato elettorale. Eh, sì, le persone sì. che ti hanno votato solo, sanno il senso Certo, ed è giusto che sia così e su quello ti devono giudicare nel senso che eh, fortunatamente, allora, questa è una città grande si parla della terza città più grande del centro Italia quindi fare il consigliere comunale a Prato non è semplice e comunque ti impone tante responsabilità e molti fanno anche altro nella vita, perché non è che il consigliere comunale lo fa di lavoro, e non, non, non è sostenibile anche dal punto di vista economico, quindi io come dire, utilizzo anche questo bellissimo momento che mi avete concesso per dire comunque anche i consiglieri comunali non è vero che come dire, hanno che la, bella la bella vita. Non è così, non è così, giusto o sbagliato che sia, non è così. Naturalmente è un onore e un, un onere importante fare il consigliere comunale della tua città, insomma per chi fa politica è comunque un sogno realizzato, però è ancora una città dove si può mantenere questo contatto perché come ti dicevo prima per me Casale è Casale, per il mio collega di consiglio La Querce è La Querce, per qualcuno Santa Lucia è Santa Lucia, c'è cioè un'attenzione particolare perché la nostra città è ancora fatta molto di paesi. Ed è, lo dicevi prima te e lo dico per chi ci sta ascoltando: che non è di Prato. In realtà l, si utilizza ancora di dire vado in Prato. Io e Giulia abitiamo a Chiesa Nuova, che è parte integrante eh di Prato. Sì, però però è tende, vero, uno lo tende, diciamo ancora. Tende a dirlo. Eh, vita politica, è detto, impegnativa dal punto di vista personale. Credo che anche, insomma, anche tua moglie abbia. Eh, sia difficile stare accanto a un politico, però. No, non, questo non vi ha messo uh, in difficoltà dal vivere iniziare a vivere la famiglia non più solo come coppia ma come uh, no, genitori voglio essere, voglio essere sincero lei per, per me ora sarebbe anche ma tu è scontato e tu lo dica no proprio scontato no nel senso una pietra miliare perché se Laura non fosse Laura probabilmente sarebbe stato tutto molto più difficile però a parte questo dico effettivamente poi lei lavora quindi non è che, cioè, nel senso, fa l'infermiera, turni, le notti, insomma non è che poi nell'ultimo anno mi pare sia stato anche un è lavoro prima, particolarmente bel da fare. impegnativo e soprattutto per le mamme, le donne in particolare che fanno quel mestiere c'è sempre un carico maggiore purtroppo, Dio, perché noi non siamo molto bravi, non maschietti, a fare, come a dividersi, un cari, doppio lavoro, lo dico anche sì. per me stesso. <ride> Hai da... una missione di colpa, via. Ma eh, sì. è vero, ma c'è Però tra l'altro. Però La Laura eh, sarà contenta. Detto questo, però effettivamente ci vuole tanta pazienza perché se, ripeto, se lo vuoi fare in maniera sufficientemente accettabile per quello che è l'impegno, rispondere ai cittadini a qualsiasi ora, a qualsiasi momento, anche per cose che non riguardano neanche magari il comune, però giustamente il cittadino ha come riferimento solo te perché l'ultimo, come dire, il sindaco è responsabile di tutto anche se diluvia. Okay? E così vale poi anche per i consiglieri comunali, qualsiasi problema sanno che con te ed è giusto che sia così, possono alzare il telefono, chiamare chiedere. Poi adesso c'è una facilità di contatto che eh, con i social insomma, ha preso ancora più campo, quindi magari eh, ti scrivono su messenger, su facebook, cioè, ti possono contattare veramente in qualsiasi cioè, modo, mentre scambi. prima ci si insomma, doveva un po' ridurre a prendere degli appuntamenti e te li davano magari da qui ad alcune settimane, ora per qualsiasi cosa la gente pensa insomma di essere tenuta a scrivere anche a qualsiasi ora del giorno e della notte. Assolutamente sì, nel senso io per Cinque anni, te lo, raccont lo, ve lo raccontavo prima. I miei primi cinque anni di Consiglio Comunale sono stato senza Facebook, un po' è la, il social più adatto a quelli della nostra età. No? Eh, eh sì, è vero. Eh, però eh, poi dopo l'ho messo, lo, come dire, l'ho riutilizzato anche io, l'utilizzo tuttora perché serve per tante cose, per l'attività politica, senza. Io penso sia giusto snaturare quella che la tua vita personale, però se ricopri una carica pubblica è giusto che, come dire, cerchi di tenere un equilibrio. Però oggi, effettivamente, con l'avvento dei social è molto, tutto più. D'impatto, molto più. Però questo, secondo me, da un certo per come la, la vedo io e anche molti dei miei colleghi, eh, lo, lascia un po', come dire, gioca un po' a sfavore del contatto personale. Su cui invece chi ha fatto politica fin da dal ragazzetto come me, eh, il contatto personale, il circolo, la, la riunione della sezione, le persone che incontri è eh, Un po' quello che si è perso no? prima la parrocchia comunque era un solito riferimento per i problemi del paese, così lo era il circolo, e oggi un po' questo si è perso e quindi c'è bisogno, ci sarebbe bisogno di ritrovare un po' quel contatto che oggi è tutto molto social e spesso distorge anche un po' la realtà dei assolutamente, fatti. Assolutamente, assolutamente però la realtà vera parte con questa foto qua che è l'altra parte per cui eccola qui eh. qui si parla di un inizio eh, no, eh? questo è un inizio Sharon era un inizio più... con il botto uh, mamma mia bellissimo. qui vediamo Laura sua sì, moglie questa è una foto bellissima nel senso è uno dei, mo uno dei tanti momenti dove ora sinceramente non mi ricordo in che contesto era però è una delle foto che abbiamo perché là, lì Sharon era piccolissima, eh, noi comunque era un periodo che una delle, dei bambini che, ho, che abbiamo in affido la prendevamo via via, era piccolissima, allora veniva, i primi giorni stava qualche giorno con noi, poi la riportavamo dalla mamma in casa famiglia, però erano insomma, sono i primi momenti dove noi avevamo. Eh, come dire conoscenza con questo io la chiamo sempre no? questo mostrino Andrea si diceva eri un mostriciattolo no? <ride> che, <ride> che anno era un'anima più o meno quando vi siete avvicinati cioè quando Sharon eh, questo, è arrivata allora, quell'anno lì però sicuramente io penso 2012 penso sì, forse 2012 sì, no qualcosa prima di sicuro perché Sharon è arrivata era piccolina allora non aveva, aveva Poco più di un anno, insomma, quindi no. ora. il tempo la, Quella foto personalmente non me lo ricordo, sinceramente. Sì, no, 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 però in genere però era piccolina. Prima eh. hai detto a me e a Giulia: eh, io se potessi, eh, andrei in te, con in testa lo sponsor, no? Eh, affido, ehm, adozione. Come. Come vi siete avvicinati all'affido, anche se tu hai detto lo, la vostra situazione è un po' particolare. Però eh, descrivici un po' chi eh, magari è, è un mondo che conosce poco. No? Eh, cosa c'ha di bello e cosa c'ha da scoprire? E perché magari. Allora, tutto nel senso, quello di da scoprire di tutto. Perché l'affido è un mondo particolare, complesso. Poi ogni esperienza è un'esperienza a sé. Eh, quindi ehm, quando io devo descrivere che cos'è l'affido, l'affido, lo dice anche la parola, è dedicarsi un, a un bambino, a, un qualcuna, a, a qualcun altro, che non è tuo, nel senso tuo ho inteso tante volte le domande che ci fanno, diciamo ah, bravi, però non è tuo, e noi, non è nostro neanche i bambini, non sono nostri neanche i biologici, non sono, cioè, diventano, l'affido lo dice la parola stessa, ciò non vuol dire che siamo più bravi degli altri, perché alla fine secondo me bisogna conoscerlo, provare un po' a buttarsi in un'avventura che non è... Facile da tanti punti di vista, poi fortunatamente negli ultimi anni non solo i nostri servizi sociali sono in gambissima, quindi faccio delle persone straordinarie che ci lavorano: c'è la mia assistente sociale, una ganza, da questo punto di vista veramente brava. Ma insomma, i servizi sono eccezionali e quindi aiutano anche a far conoscere. Poi è nata un'associazione di famiglie affidatarie. Tutte molto relativamente giovani come età, che stanno facendo cose molto belle. Quindi, la promozione dell'affido, cioè, de dedicarsi a un, a un minore che in un percorso di vita che si presume dovrebbe essere relativamente breve, ma spesso non lo è. Eh, dai una mano alla crescita di questo bambino. che di fatto, poi è un po' una crescita per tutta la società perché se questo bambino ha una crescita normale, probabilmente Vuol dire che c'è meno problemi per la società in futuro. Quando ehm. diventa grande. E magari ricordiamolo no? anche a chi ci sta ascoltando che l'affido, a differenza anche del, dell'adozione, è possibile per tutti. Sì, Quindi. sì, sì. Però è una cosa importante probabilmente sì. forse è l'avanguardia di quello che dovrebbe essere, insomma, la vita, è, è la, non mi viene la parola specifica, però è come se si fosse adattato alla vita di tutti i giorni l'affido, nel senso che la società è diversa rispetto a quella di 20-30 anni fa. Si è adattato un po' ai, alla contemporaneità, ai tempi. ai tempi. Assolutamente sì, nel senso che ecco, la società è completamente cambiata da questo punto di vista, in bene, in male, insomma, quindi questo è un altro, un altro argomento però fortunatamente è cambiato anche quello io sono, su questo sono, ho imparato a essere un po' anche parecchio io non sono un operatore quindi parlo da, da affidatario, poi gli operatori giustamente parlerebbero no, in maniera certo. più consapevole in maniera più eh. però fortunatamente l'affido è, è uno strumento aperto a tutti, a tutti quando dico a tutti vuol dire che non c'è bisogno ovviamente l'adozione è un'altra cosa però la, gli affetti sono gli stessi nel senso che fortunatamente è aperto a tutti, ai single cose che tanti non sanno quindi cerchiamo di promuovere le coppie non sposate, alle, ai nonni. Al, e ora sembra quasi come, dire, come dare delle categorie, a me non mi piace, però qualcuno magari dice, ma io sono, siamo una coppia omosessuale, ma si può fare? E dico, guarda, fortunatamente... Sì, si, si può fare, cioè, ora io non sono per la categoria, sembra quasi di categorizzare certo. le persone. Non ah, va si bene. parla di coppie, quindi no, a si tutti parla di no. i tipi no. di coppie. Eh, eh, tutti i tipi di coppie, fortunatamente direi, perché in quel caso noi il servizio riesce a dare un, come dire, una, un aspetto, eh, dà uno strumento in più a dei bambini per crescere in una situazione d'affetto. Che che la tra l'altro insomma venivi già un po' da questa esperienza in casa tua è stato un po' un eh, diciamo un fil rouge no? che, che poi è arrivato anche nella tua famiglia sì. quella con, sì. con Laura è arrivato un messaggio, un messaggio dice un saluto Gabriele cosa un saluto cosa a cosa te cosa e tiana. alla tua famiglia eh, bella trasmissione grazie, grazie cara Tatiana <ride> eh, che so che insomma aspettavi di vedere questa trasmissione sì, che ci hai seguito una una proprio amica, in questi giorni sui. ah ecco quindi un'amica del volontariato della pubblica assistenza senti diamo un attimo un po' di dai sì, così riprendiamo fiato e poi torniamo a raccontare della famiglia di Gabriele e Laura perché non e è di che... questo mondo eccezionale non è che è finita con Sharon Cioè, ci sono ancora no. un sacco di arrivi e dobbiamo ra raccontarli qui a casa White Radio a tra pochissimo forse ci ascolti con le cuffie lontano dalla voracità con cui ogni giorno ti fa correre la vita forse ci ascolti in macchina con le mani strette al volante e il pensiero fisso a come sarà la tua serata o il domani. Forse sei al computer e scrivi al tuo migliore amico, emigrato da qualche parte e pur sempre carico di sogni e di speranza come te. Forse non sei nemmeno in Italia e sta imparando una lingua nuova. Forse sei seduto su un grattacielo e plani con lo sguardo sull'intera città. Forse hai nostalgia di casa e di tempi non lontani. O forse senti che diventare grandi non è facile, come dicevano. Ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, ci siamo noi ad accompagnarti. Perché tu, proprio come noi, racchiudi in te tutti i colori della vita. White Radio, tutti i colori della musica. Eccoci! Buonasere, <ride> eh. e poi, se lo sapete nel fuori onda, poi escono fuori cose fantastiche. e Noi che non siamo così abituati alle telecamere, ci siamo fatti cogliere. In Vabbè, il bello subito. della diretta: il bello della diretta. Abbiamo detto, la famiglia non è finita no. perché, eh, qui insomma, andiamo ancora più avanti, la, si allarga uh, un po' il talamo familiare di Gabriele, e ecco qua. Oh, foto eh? siamo, andati a scovare, foto eh. siamo andati a scovare tra le tue foto più belle, anche legate insomma, ai, tuoi, ai tuoi momenti familiari. Quindi abbiamo raccontato dell'arrivo di Sharon. Quindi molto piccola, circa un anno in affido. Sì. Eh, dopo un po' di anni arriva anche no, Dario qualche mese? è stato, è stato un mese? sì, sì, perché mh, Dario è il fratello di Sharon aveva un altro percorso d'affido già diciamo che doveva andare in, uh, a conclusione poi Dario me, è il, il, il bambino, bambino a sinistra il bambino a Lì no, destra diciamo. a questa foto qui è la foto dell'insediamento del Consiglio Comunale del Sindaco dove anch'io in quel caso venivo eletto presidente del consiglio e quindi ci piacque fare questa, finito il molto consiglio, bella, fare questa foto perché rimanesse un ricordo della, della famiglia, tutti i family so portrait. Sì, sì, sì. E, Dario, è la fratello. nostra famiglia reale di Prato, <ride> e, sì. Ora ho utilizzato cioè, detto questo momento bello, comunque anche questo per me stesso, per tutti noi, insomma anche se emozionante da tutti i punti di vista. Dario arriva qualche mese dopo perché i servizi sociali, l'assistenza sociale ci chiede di poter eventualmente ipotizzare di prendere anche il fratello perché il suo progetto d'affido va male e quindi salta per altre ragioni e quindi ci chiedono se, come dire, se siamo disponibili ad accogliere anche il fratello. E noi un, non ce la siamo, eravamo convinti, ma non ce la siamo sentiti di dire di no, anche perché comunque fratelli li abbiamo ritenuto giusto che crescessero insieme, insomma, poi è un affido anche particolare come vi raccontavo. Quindi noi con la mamma abbiamo un ottimo rapporto e quindi secondo noi era giusto mantenere quella rete familiare di cui hanno bisogno questi bambini. E tu hai detto prima no, che la fortuna un po' di stare a Prato è che c'è una, una rete, proprio un progetto che riguarda gli affidi molto ben sviluppato no? con sì. degli incontri con raccontamolo un po perché giustamente certo. è una, una parte probabilmente poco conosciuta e che è giusto, a cui è giusto dar visibilità che bisogna parlarne anche bene secondo me nel senso che il centro affidi e adozioni del comune di prato è un centro be bellissimo bellissimo perché è formato da persone che non sono solo dipendenti del comune o dell'ASL, sono persone che da anni eh, lavorano e, beh, bene e ci mettono più di quello che è un semplice lavoro, perché per fare quella roba lì bisogna essere, mettere il cuore. Ci mette il cuore. E noi abbiamo dei servizi estremamente competenti, invidiati anche a, a giro per la Toscana, oserei dire, molto attenti e, e quindi nel corso degli anni che hanno fatto, hanno sempre migliorato. Noi siamo uno fra i pochi comuni in Italia che fa il mese dell'affido, cioè ottobre è il mese dove viene fatto un cartellone di eventi e di eh, iniziative per sensibilizzare la cittadinanza a avvicinarsi al, al servizio dell'affido, perché ce n'è bisogno. Ecco. Io ho visto sul, Questo voglio dare... Ah, è arrivato un messaggio da Roby, ciao Giulia, Mirko, che bello rivedervi in diretta, un saluto a Gabriele, Alberti. Ecco qua, un saluto. E, no, dicevo, um, io per curiosità personale, insomma, sì. anche per, per voglia, sono andato un po' a vedere sulla pagina del, del comune, eh, del sito, quindi anche ben fatto, e c'è proprio tutte le indicazioni per chi fosse interessato, quindi c'è i contatti, le mail, i contatti, ci sono degli incontri mensili, no, di presentazione, sì. leggevo, quindi... Viene quello che abbiamo fatto anche noi, cioè vengono fatti, non è un vero, io no, non, lo chiamo, non lo voglio chiamare corso, perché sennò no, sembra qualcosa di. Una cosa imposta. Invece, sono proprio degli incontri. Sì, sono degli incontri informativi e formativi per far capire a chi vuole avvicinarsi senza nessun obbligo particolare, al mondo dell'affido. Quindi ci sono degli incontri con assistenti sociali, psicologi, insomma i servizi del comune che danno diciamo, tu, tutte le indicazioni e le prospettive di quello che è il mondo dell'affido. Poi c'è una parte molto bella che è di testimonianza, dove arriva, vengono per esempio ragazzi, bambine e bambini che sono diventati poi adulti eventualmente, che raccontano la loro storia d'affido. Mamme biologiche, padri biologici che magari si sentono, queste sono del, del, secondo me le testimonianze più belle, perché sono magari genitori che hanno avuto i figli che sono stati affidati, e quindi vengono a raccontare la loro esperienza, la loro esperienza. Per i loro figli e poi l'esperienza anche dei genitori affidatari, io certo. li chiamo così, insomma, quindi qui ha fatto questa esperienza e la vuole raccontare per stimolare le persone a avvicinarsi perché ce n'è sempre più bisogno, insomma. C'è ancora un po' di pregiudizio verso mm. questo tipo di percorsi, sia quello affidatario che quello dell'adozione, anche se sono molto diversi e poi magari spieghiamo anche bene la differenza. Mm. Hai trovato un po' di pregiudizio magari nella tua famiglia eh, rispetto, insomma, al mondo esterno? Allora, nella mia famiglia no, nel senso noi siamo stati tutti molto compatti e questo non è banale perché giustamente anche i servizi stessi chiedono che siano tutti un po' d'accordo e poi è giusto anche che sono scelte, sono scelte importanti e vanno condivise, questo fa vale per tutti insomma da questo punto di vista. Però sicuramente a volte c'è un po' di eh, come dire, inconsapevole diffidenza dal mondo esterno verso l'affido. Quando io prima ti facevo molti ti fanno la stessa battuta e un po' si ripete in tutte le famiglie affidatari, ah bravi, è come se si fosse dei, dei santi, che in realtà non è così, nel senso le persone sono normali, quelle che fanno l'affido, magari cercano di lavorare sulle proprie sensibilità, magari hanno una sensibilità maggiore, ma in realtà poi la domanda l'affermazione un po' fa più male, bravi, eh, però io non lo farei mai perché non rimangano a me. E questa è una cosa un po'. Che fa male, perché sembra quasi che come dire, avere un figlio sia, come dire, un, un modo per avere qualcosa di personale. Oh. E se è mio è bene, c'è cioè come se te facessi un investimento a vuoto, come se fosse qualcosa di. di come dire, qualsiasi cosa. Compri una macchina. Ah, no, è terribile questa cosa. È come. Questo se uno va, va capito bene, perché è una delle cose che secondo me se ne troverebbero altre mille, i genitori affidatari, comunque gli affidatari riportano spesso come la domanda, peggi l'affermazione la, peggiore che ti puoi sentir fare. Ecco, quindi non fatelo, possiamo dirlo? Non, non, fatelo. non fatelo, perché abbiamo delle buone regole di comportamento. perché Uno non ha senso, perché ci, giustamente... Ci piace di più se ci dicono, ma per capire come si fa magari, poi magari no, uno non è la scarpa più su piede, eh, entro, eh certo. Eh, ci mancherebbe, perché poi non tutti giustamente, però magari a volte informarsi di più ti consentirebbe Vero. di fare affermazioni... Eh, poi hai detto per... bene prima, te eh, giustamente, uno non possiamo... Neanche i figli biologici, figurarsi, cioè, uno non ha la possibilità, uno in realtà non possiede nessun essere vivente che abbia neanche il cane e il gatto. Uno li possiede, mettiamola così. però a proposito di figli, eh, eh, ne arriva un altro, e questa volta, insomma, eh, la famiglia eh, l'abbiamo visto prima, no? nella foto perché eravate eh, tutti insieme, stavamo parlando di Filippo, e come sta! stato Io lo chiamo il figlio Bio. <ride> Sì, che in termine, diciamo, tecnico, un po' eh. per gli addetti ai lavori, il figlio bio è eh, il figlio biologico, cioè quello di, eh. di produzione proprio. <ride> eh, in realtà non è neanche proprio così, cioè, o meglio, sì, nel senso che io eh, quando noi decidiamo fin da subito di avere una famiglia numerosa, decidiamo comunque di perseguire prima o poi l'adozione. Quindi per noi era già una strada comunque Cassellino decisa. era già cui. stato messo. Poi ci rendiamo conto, dopo che ci siamo sposati, insomma provavamo a avere figli, ci rendiamo conto che c'è qualche problema, lo io perché io non li posso avere. Diciamo, ma come hai fatto a averli? Ma in realtà dopo qualche anno, e qui grazie anche diciamo al sostegno di Laura e comunque della sua... Una donna forte eh, nel senso che eh, per... io mi sentivo un po' in colpa perché in quel momento, quando tu scopri insomma di, che qualcosa non va, tu ti dai anche delle colpe, come dire. No, come... In realtà, poi abbiamo condiviso diciamo, insieme di fare il percorso adottivo e quindi di dargli precedenza da questo punto di vista. Poi, dopo, come dire, un po' per caso, un po' perché comunque ci vuoi provare, facciamo un percorso medico. E quindi andiamo al centro a Firenze, proviamo eh, un percorso medio che funziona subito. Forse probabilmente la testa non era neanche più impegnata. impegnata. C'è sempre Succede eh, spesso. Io dalla... dei problemi non li posso avere eh, in realtà, però furono molto bravi dal punto di vista anche dell'approccio personale, psicologico. Mm -hmm. Abbiamo fatto il percorso e Filippo poi è arrivato subito, cioè a, al primo colpo... L'abbiamo fatta e quindi Filippo nasce nel 2016, aspettato, voluto. Se... In una gran bella famiglia piomba eh. proprio. Senti, siamo curiosi di sapere come Sharon e Dario hanno accolto la notizia dell'arrivo di Filippo. No, erano contentissimi anche il fatto che, comunque, questa pancia che cresceva eh, con loro e comunque questo bambino che nasce cioè, la mattina successiva, i primi che l'hanno visto sono stati. Loro due erano emozionati, insomma, poi erano, erano anche più piccoli, quindi sì. e Filippo li ha visti nascere, li considera come fratelli, ed è giusto che sia così. Insomma. Ora poi c'è sempre un po' di confusione in casa mia, perché i bambini, i ragazzi in affido, ci chiamano zii decidano loro come chiamarti, babbo, mamma. Insomma, I nostri ci chiamano zii. Quindi, i primi tempi, anche per Filippo, a volte ci chiama, cioè si sbagliava, chiama eh, zio invece che babbo. Insomma, c'è un po' di confusione. Ah beh, ma sì che vanno però, bene. va bene così. Insomma, però, loro benissimo. No? No? Si è creato un rapporto tale. Probabilmente, poi nel tempo, butterà, diventerà più posto, diventa più grande. anche per loro, ci saranno percorsi diversi. però è un, uh, un rapporto. Particolarmente bello da raccontare, nel senso che anche questo fatto che comunque biologicamente non sono fratelli, quindi, da questo punto di vista, però li rende forse anche più uniti. C'è proprio una. vedo un Dario, anche Dario che è il più grande, nonostante, ho so, già 15 anni, quindi alle sue ragazzino. ragazzino. Ha sempre avuto una considerazione bellissima. De, cioè, si considerano fratelli, ecco, come, tu, come fratelli normali, insomma, certo. eh, se così io uso questo termine. <ride> ah, e poi comunque la, la vita ha portato a Filippo, a Sharon. Un'altra novità! Iniziamo con una lettera. Sì. La storia di un biglietto che eh, attraversa un po' di paesi ed arriva fino a. Al Burkina Faso assolutamente sì perché Insomma, eh, eh. questa chi l'ha scritta questa, oh, questa lettera? Ciao, io sono Sharon e sono la tua sorella. E io sarà la tua sorella, ma male ci sei sempre, Filippo sarà il, il tuo fratello, Dario sarà il tuo fratello con i disegni del chiarissimo. Eh. Perché mh, quando noi abbiamo avuto, poi arriva nel come ti dicevo, a fine 2019. Una chiamata dall'ente a cui ci siamo affidati per l'adozione internazionale, che risaliva ai tempi dei tempi, per un abbinamento di un bambino, e poi insomma decidiamo di intraprendere anche questa strada, che poi era la prima, no? nel senso è arrivata per ultimo. I amori ma... fanno giri immensi, no? no? E poi alla fine ci siamo arrivati. Qui fui anche molto insistente a continuare a mantenere l'adozione negli aggiornamenti, un eh, po' tutta la burocrazia, che è un... tremenda da questo punto di vista, però. Si fece anche un ultimo aggiornamento della situazione proprio per l'ente internazionale come se fosse. Però non pensavamo di avere una chiamata così nel breve periodo. Poi arriva questa chiamata e quella lettera è una lettera che abbiamo inviato con alcune foto e un bambolottino che poi è tornato in Italia poco qualche giorno fa. Sì, sì ah, cioè, 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 perché poi c'è anche il gatto a casa gatto? vostra, cioè, figuriamoci. Eh, ora purtroppo da qualche giorno non più, no! e questa è stata una, una tragedia in mezzo. Ecco ci, ci colpisci ora. Eh. Colpisci sui gatti. Eh Veramente. no, perché questo è un gatto particolare. Si parla sempre di un animale, per carità di Dio. Però, Però era un gatto, diciamo che la, la Laura, eh, anche su Facebook, ha scritto: Sei stato il mio primo bambino peloso. Perché era un po'. Entrò in, io, se, capire, lei non ha mai è, avuto eh, animali. Tentiamo. Questo è stato il primo animale che è entrato in casa della Laura un gatto particolare, affettuoso, un po' un gatto... E questo è, questo è il bambolotto. Questo è che... l'orsetto bambolotto è ci salva dalle lacrime. guarda, stiamo già Otto. per abbandonare la situazione per questo gatto. No, ma ci, credo. Sì, ci credo. Un affetto. Capiamo. Poi, sì, Io anche... sono gattara. Io eh, col cani, anche... ma è la stessa cosa. Tanto eh, non... Sinceramente è stata proprio una tragedia da questo punto di vista. Questo è il bambolottino invece che abbiamo mandato a Raul, che è l'ultimo arrivato. Eh, che noi abbiamo inviato nel periodo della prim del primo lockdown eh, in Burkina Faso perché l'ente ci aveva chiesto di mandargli alcune cose, una lettera dove tra l'altro c'è una lettera scritta in francese in realtà perché lui parla un po' francese che potesse essere letta laggiù da Raul eh, con un bollottino perché lui cominciava già a sapere e come ci sarebbero perlomeno a capire c'è cioè, qualcosa che sta succedendo. Sta succedendo mi immagino, qualcosa, no? eh. Senti, mi... facciamo un po' di chiarezza, no? Tra affido adozione, mm. tu che comunque sei in entrambi, diciamo, gli, ambiti. gli ambiti, molto preparato, eh? facciamo un po' di servizio pubblico. No, sì, dai. Eh, Quindi certo. la differenza tra affido adozione e se ci sono anche dei percorsi diversi da seguire. Frattempo allora. un altro messaggio ci saluta Alessio. Un saluto a tutti. Ciao Alessio. Allora, eh, io sempre, ripeto sempre da, come dire, da, utilizzo, da, da quello utente. Da, da utente, <ride> perché poi sono i nostri, io lo ridico sempre, no? Perché poi mi, mi rontrano, ma fanno bene, io faccio un po' da promoter dell'odiosino, dell Ma per ridere, però poi ci sono i servizi che hanno le competenze per spiegare. L'affido e l'adozione sono due cose differenti, perché l'affido sarebbe un, 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 come dire, uno strumento che viene utilizzato dal, dalla comunità per dare a un bambino un periodo di tranquillità e di serenità che eh, dovrebbe avere in una, insomma, per tutta la vita, ma insomma in una, nelle parti iniziali della propria vita, quindi fino all'adolescenza, alla maggiore età, eh, di tranquillità per poter crescere in una situazione normale. E quindi magari un, un, è un minore che ha problemi grossi con, magari dei problemi, una famiglia che può avere tantissimi problemi da... Problemi di, di carattere di tutti i tipi. Magari ci sono situazioni anche più brutte, dove magari ci sono genitori in galera o i genitori hanno problemi di droga, problemi di, anche problemi economici importanti che hanno portato a qualche disastro familiare. Insomma, sono tante le situazioni. E quel periodo lì è un momento, lo dice l'affido, tempo, sarebbe temporaneo. temporaneo. Ed è giusto che sia così però poi si creano naturalmente delle relazioni, delle cose che sono eccezionali. Forse è anche più bello raccontare l'affido a volte dell'adozione. L'adozione è un percorso, una scelta di un percorso di vita, di, come dire, di essere la pancia di qualche un altro per un periodo, di essere un, una babbo, un babbo, una mamma, un genitore di un bambino che... Ha avuto come dire, purtroppo un abbandono, però come dire, si ritorna a quello di prima, no? diventa tuo fra virgolette, ma insomma alla fine è un'altra cosa. Ecco, no? non, quello che è giusto per dire, secondo me, è che non, si, non pensare l'affido come qualcosa di sostitutivo a chi non ha bambini, allora deve cercare per forza un bambino con l'affido, è un'altra cosa. Quindi chi pensa che possa sostituire un'adozione sbaglia e quindi è bene su questo essere molto chiari. Poi naturalmente diventa, diventa una storia d'amore, no? nel certo. senso, e quindi no, non c'è differenza da questo punto di vista. Certo. Eh, però abbiamo detto da, di Raul e quant'altro e vediamo l'arrivo. Ecco. Questa è una foto piuttosto recente, anche perché sì. l'arrivo di Raul è veramente recente, si parla di... Due-tre settimane? un Eh mese, sì, perché circa. siamo andati a prenderlo a fine gennaio, siamo tornati dopo una settimana. E sì, ora poi abbiamo fatto una, un periodo di quarantena fiduciaria, ma perché si tornava per da un po' di uh -huh. E questa è una foto è delle un di... primissime sere con Sharon, dove ora, poi noi siamo stati anche, fra virgolette, un pochino più costretti a stare insieme per via della quarantena è Una delle foto di quando la sera distrutti <ride> arriviamo tutti insieme e Sharon poi è, be è bellissima perché è molto brava, riesce a essere un po' mammina. No, quindi la coinvolto subito nella sì, vostra routine quotidiana. Voluto, insomma, son ci sono voluti solo dieci minuti perché si trovassero <ride> insomma. O in sintonia quindi va bene così poi ha 10 anni insomma è ancora sempre so, sembra una ragazza sì, più ma grande ma infatti assolutamente eh, fa 11 anni domenica ma insomma è, una è ancora una bambina quindi per lei anche questa cosa è stata un'emozione quando eravamo laggiù eh, aveva questa voglia di quando tornate no nel senso perché poi insomma sono Ora si sta passando a dei bellissimi momenti, perché poi è anche un momento di conoscenza, eh? perché comunque, anche se porta il mio cognome, mè, però cioè, bisogna conoscersi. Certo, assolutamente. Mm. Quindi l'adozione prevede comunque anche un periodo nel paese, eh, diciamo, di provenienza del bambino. Quindi voi avete scelto il Burkina Faso, c'è un motivo particolare per questa scelta? Ma in realtà, ora io personalmente, che mi ricordi anche con Laura, no, nel senso, eravamo convinti dell'Africa. Okay, come paese per tante ragioni perché anche lì abbiamo seguito tramite i nostri servizi il corso che viene fatto, quello sulle adozioni, che viene fatto sempre dagli stessi servizi e anche lì ti spiegano un po' il percorso adottivo, la, ti, ti danno informazioni su qual è il percorso, come magari ti fanno parlare senza sapere chi sono, naturalmente eh, ti fanno parlare anche con degli enti eh, come testimonianza di quello che è il rapporto. Con le famiglie che vogliono intraprendere questo percorso. E quindi poi noi avevamo deciso comunque fosse l'Africa, anche perché eravamo convinti che comunque fosse un bambino adottato diverso da noi, nel senso proprio anche fisicamente diverso da noi. Perché su quello, fortunatamente, si fanno passi avanti anche lì, si fanno passi avanti, sempre in ritardo, però si fanno dei passi avanti anche nella scuola, nella società. Eh, cambiano anche i modelli dove scrivi: finalmente c'è famiglia affidataria, finalmente c'è un'attenzione maggiore ai bambini che sono adottati. E quindi volevamo che fosse comunque di, diverso da noi. Anche da, e poi abbiamo scelto l'Africa perché poi le sono scelte più personali. Eh, siamo ricaduti nel Burkina Faso perché poi abbiamo conosciuto il movimento Shalom, e per noi ce ne sono tantissimi altri, sicuramente belli bravi, competenti, questo non lo, non lo metto in dubbio, però noi abbiamo trovato comunque un gruppo di persone veramente eccezionali e quindi siamo contenti della scelta che abbiamo fatto. Perché insomma anche la scelta dell'ente è comunque importante perché comunque affidi a loro quella che è poi la tua storia sì. di, di, famiglia, di famiglia adottiva. Sì, no, siamo contenti della scelta di quell'ente, Ripeto, come ce ne sono sicuramente, come sono tantissime altre mille esperienze di altri, però eh, con altri enti, poi dipende anche con quale paese. È che noi abbiamo, siamo stati, rimasti contenti perché sono stati sempre seri da tutti i punti di vista. Anzi, a volte siamo stati più fastidiosi noi nel, perché poi diventa anche uh, umano no? il pressare. Ma quando c'è questo documento? Ma quando si fa questo? Però loro sono molto attenti perché nel Burkina Faso ci sono da tantissimi anni, dai primi anni 90, insomma, che fanno attenzione Cooperazione, tanta cooperazione internazionale lì, hanno, collaborano con tanti progetti, missioni, cioè fanno tante, tante belle cose laggiù, da progetti scolastici, d'aiuto, non fanno tantissime adozioni e quindi questo secondo, secondo noi è anche positivo, anche i servizi stessi te lo dicono, quindi hanno molta attenzione nella scelta che fanno, anche come perso hanno molta attenzione, ecco, se posso usare questo termine non sono. Purtroppo a volte abbiamo visto anche, fortunatamente qui in Toscana no, però in tante situazioni un po', a volte raccontano anche di un mercato. No? Loro cosa non, sono siamo stati molto fortunati, siamo contenti di aver lavorato con loro, cercheremo di dargli una mano per quello che è possibile, che fanno delle cose bellissime laggiù, però insomma la scelta dell'ente fa tanto, in percentuale fa tanto. Questo lo posso dire per certo. Ci hai capito eh, Siamo <ride> arrivati quasi in conclusione, però è giusto e doveroso mandare l'ultimo Ma contributo. Sì, perché, perché ragazzi, parte tutto da? da qui: da questa coppia Gabriele e Laura, che hanno creato una famiglia meravigliosa con una storia che noi. Ma credo anche che ci ci sta persi ascoltando. Eh, cioè, eh, potrebbe stare ad ascoltarvi ore, insomma, perché avete da raccontare tantissimo. Siete comunque molto giovani, ma. Con alle spalle già insomma una vita importante fatta anche di condivisione e di. Oh, anche di alti e bassi. Eh. Certo, certo. ci poi. stanno non sempre che, come tutte le coppie ci stanno insomma. sempre. Però insomma le, le, la molto sinergia molto. che avete anche eh, perché è importante no? quando si prendono anche questi percorsi, eh, sia insomma, quello dell'affido che dell'adozione, essere una coppia molto solida e voi insomma probabilmente avete dimostrato di esserlo perché adesso siete a casa con quattro ragazzi sì, eh? sì, sì no, siamo contenti poi io no, come dire faccio sempre lo dico perché è vero e è così lei comunque è, è, è una persona molto solida nel, nel suo modo di essere, nelle cose eh, come, digo, A volte ci si compensa anche, no? come tutte le coppie credo, insomma, c'è cioè, gli altri passi. Però su queste cose siamo sempre stati molto convinti anche nella scelta di fare questi percorsi. Anzi, forse a volte anche più determinati di chi ci sconsigliava di mettere tante cose insieme. Invece, secondo noi, questo è un valore assoluto, aggiunto: hanno la diversità e una ricchezza. No, poi io, se dovessi dare una descrizione proprio completa della mia famiglia, mio fratello è sposato con una. La mia cognata è marocchina, eh, il mia, mia mamma che poi si è riaccompagnata. Quando faccio questo esempio si ride un po' perché il compagno di mia mamma è siciliano, quindi gli piacciono le, alla famiglia allargata. Eh, il Raff Mirel, eh, un ragazzo, ora abita con la fidanzata, ma insomma aveva le sue abitudini. Noi quando siamo un po' tutti insieme, bisogna stare attenti, perché la cognata non mangia il maiale, quello non mangia invece. Il... Cioè, diventano delle feste e sono delle tavolate eccezionali. No? Ognuno con quindi insomma. Il valore della famiglia allargata come l'attendiamo noi, secondo è un, insomma, un bel pezzo di vita, ecco da questo punto di vista. È un valore aggiunto, questo sì, insomma, Siamo contenti. Gra grande confusione, però siamo contenti, insomma, da questo punto di vista di. Avere all'interno delle diversità, che poi alla fine sono, insomma, si mettono bene insieme ecco, da questo punto di vista. Perché le diversità sono la ricchezza della vita, io non mi stancherò esatto. mai di dirlo. Eh? Esatto. Sono molto contenta, insomma, insieme a Mirko, mm. ne abbiamo sì. parlato quando poi abbiamo deciso di invitarti. Perché eh, sono argomenti di cui non si parla sempre eh, o, o comunque spesso in questi contesti che magari sono contesti un po' più eh, goliardici e di attualità, invece eh, sicuramente sono argomenti argomenti importanti da conoscere per non cadere nel solito pregiudizio no? dell'adozione, dell'affido, del ma non è figlio tuo, ma poi come dicevi tu, no, poi dopo dovrà tornare dalla sua famiglia. Invece insomma è bello raccontare anche delle storie eh, così interessanti che comunque sono qui del nostro territorio, certo. quindi non è che dobbiamo andare sempre troppo lontano ecco, per, no, eh, per conoscere. Mi ha fatto assolutamente tanto piacere. Non solo partecipare e raccontare la mia esperienza, ma io dico sempre: no, l'esperienza di tante famiglie, perché poi questa cosa abbiamo fatto noi, fortunatamente l'hanno fatta in tanti, quindi non è che. Qualcuno è più speciale di un altro, però vi ringrazio, vi ringrazio perché noi, quando io parlo anche della famiglia affidataria, no? Abbiamo, come dire, qualcuno ci invita a parlare di questo, non è banale e quindi noi vi ringraziamo per questo perché c'è bisogno di parlarne. Anzi, vi, vi, vi dico se magari vi ricapitasse, invitate quelle, io le chiamo, sono scatenate, matte, scatenate, ma sono delle eccezionali, le, le mamme affidatarie. Della, del Dicefira che è l'associazione la de, 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 la, delle famiglie affidatari sono ragazze straordinarie lo faremo i familiari di questa associazione sono delle veramente lo dico sì sono proprio delle grandi nel senso perché non solo sono affidatari ma portano avanti questo lavoro sono giovanissime sono proprio brave ecco comunque noi abbiamo bisogno di parlarne quindi ogni contesto per noi è importante per, poter, per poterne parlare poter stimolare le persone a avvicinarsi io direi che chiusura migliore di questa non, non ci poteva essere e... Giulia che facciamo? Dobbiamo noi ringraziamo dare il nostro Gabriele insomma, per, aver, per essersi anche un po' aperto no? per aver aperto il, il cuore e le porte eh, di casa sua, di casa casa sua della sua casa affollatissima <ride> qui a Casa White e noi vi ringraziamo per essere stati con noi in questa diretta grazie insomma, a chi ci ha seguito e a chi ci ha scritto torniamo, torniamo. giovedì prossimo con altri ospiti e quindi insomma rimanete con noi, attivate sempre le notifiche di Facebook e di YouTube, insomma per scoprire quando arriviamo. Ciao a tutti, ricordatevi a tutti. la musica? Non è finita. Ciao.